Il maggiore rialzo di azioni e obbligazioni di oltre un decennio potrebbe svanire mentre il presidente Barack Obama si confronta con il Congresso su tagli alla spesa e tasse. La Grecia approva ulteriori misure di austerità per continuare a ricevere l'aiuto internazionale tra le proteste fuori dal Parlamento. La fiducia nell'economia della zona euro cala al minimo di oltre 3 anni nel quarto trimestre. Di questo parlo con Gianluca Bragucci, responsabile finanziario di Peastech Capital Management in collegamento internet da Mantova. Ciao Gianluca, e bentornato a Bloganza. Ciao Luciano, buongiorno a tutti. Allora, più che altro con Gianluca vorrei evidenziare quello che potrebbe succedere adesso, quello che potrebbe arrivare a disturbare l'andamento dei mercati finanziari. Appunto, passate le presidenziali americane, con la rielezione di Barack Obama, vediamo cosa potrebbe mettersi di traverso a quello che per ora in America è il maggiore rialzo di azioni e obbligazioni di oltre 10 anni, Gianluca. Sì, beh, siamo in presenza di un ciclo che dura dal 2009, dove ci sono stati all'interno anche movimenti al ribasso del 30% e oltre, però complessivamente non ci sono mai stati i cosiddetti ritracciamenti che caratterizzano un'inversione. Quindi facendo i conti proprio dai minimi, effettivamente c'è stato un movimento in particolare sui listini americani molto molto importante che ha sicuramente riportato gli indici USA a livelli molto prossimi ai massimi, in particolare il Dow Jones. Un rialzo molto da liquidità, ma comunque rialzo è stato. Allora, iniziamo proprio con gli Stati Uniti, ci soffermiamo anche sulla liquidità, no? Il riferimento alle banche centrali, immagino. L'indice Dow Jones, ma anche lo Standard & Poor's 500, hanno reagito con un meno 2,4% alla conferma di Obama alla Casa Bianca. Gli investitori mostrano nervosismo sul cosiddetto fiscal cliff. I 607 miliardi di dollari in aumento alle tasse e tagli alla spesa attesi per gennaio, che secondo l'ufficio del budget del Congresso degli Stati Uniti potrebbe causare una recessione in America. Il Congresso deve intervenire prima. In altre parole, democratici e repubblicani devono trovare un accordo per impedire che aumentino le tasse e si tagli la spesa e dunque causare problemi all'economia degli Stati Uniti. L'economista Sandro Brusco, nel video di ieri 7 novembre sulle elezioni americane, ci ha detto che non è un problema la resa dei conti perché un accordo sarà comunque trovato. Ma lo scoglio fiscale sembra in ogni caso spaventare gli investitori, Gianluca. Sì, beh, devo dirti che anche 4 anni fa la reazione dei mercati all'elezione di Obama non fu particolarmente brillante nelle prime sedute. Quindi ritengo che questo problema nell'area fiscale sia sicuramente un problema importante. Sono anch'io dell'idea che ci sia tutta la buona volontà e l'intenzione di risolverlo, e quindi penso che siamo in presenza di un classico meccanismo speculativo di compensazione un po' tra chi ha vinto e chi ha perso, ma se andiamo a vederlo più nel complesso, ritengo che sia una situazione abbastanza normale, sostanzialmente. Una cosa, appunto, con la riconferma di Obama, con tutta probabilità sarà riconfermato anche Ben Bernanke alla presidenza della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana. Dunque non ci sono aspettative di cambio di politica monetaria in America e appunto la pioggia di liquidità è destinata a continuare, Gianluca. Si potrebbe fare una battuta dicendo squadra che perde non si cambia. In realtà non è esattamente così. Obama ha raccolto un'eredità che aveva radici profonde e di semi gettati nel terreno in precedenza da altri, e quindi sostanzialmente è normale che Obama mantenga il rapporto con la Fed negli stessi canoni precedenti. E quindi è normale attendersi che questa politica di grande sostegno all'economia tramite un unico meccanismo, che è quella della facilitazione della liquidità, debba proseguire.
Un altro problema che potrebbe disturbare l'andamento dei mercati finanziari è l'infinita crisi del debito dell'Europa. Il suo simbolo è la Grecia, che ha iniziato la crisi 4 anni fa. Adesso la Grecia approva un altro giro di austerità che comprende altre riduzioni a stipendi e pensioni, mentre circa 50.000 cittadini sono allontanati dal Parlamento con i cannoni ad acqua dalla polizia. La Grecia in sé probabilmente non ha più il potere di spostare i mercati, ma gli sviluppi della crisi in economie più grandi come Italia e Spagna ce l'hanno e come. Sì, ed è per questo che in qualche modo, soprattutto la situazione spagnola, che io mi ostino a considerare molto, ma molto più grave di quella italiana, vengono sottaciuti. È chiaro che il problema principale è immaginare che questi tre paesi possano iniziare prima o poi a riprendere un ciclo virtuoso che possa consentire di reimmettere in circolazione gettito fiscale, quindi imprenditorialità, attività e di conseguenza alleggerire la pressione sugli stati che a loro volta poi potrebbero fare politiche un pochino più espansive. Purtroppo al momento questo ciclo virtuoso è molto lontano da venire, ritengo che il governo attuale in Italia stia facendo di tutto perché anche l'Italia entri nella spirale negativa in cui è già la Grecia, in cui sta per entrare la Spagna e in cui temo fortemente entrerà anche l'Italia, dopodiché saremo anche noi nelle mani degli altri, con conseguenze ben più gravi rispetto a quelle della Grecia. La fiducia nell'economia della zona euro cala al minimo di oltre 3 anni nel quarto trimestre, mentre i governi durano fatica a limitare i loro deficit di bilancio e la debole domanda alimenta la disoccupazione. Lo dice l'istituto IFO tedesco, che misura il sentimento economico tra i 17 paesi della zona euro. L'istituto IFO cerca anche di stimare l'andamento dell'economia nei prossimi 6 mesi e dice: mentre le condizioni economiche in Germania sono in qualche modo peggiorate nel quarto trimestre, possono ancora essere considerate soddisfacenti. Ma il sentimento in Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Irlanda rimane a livelli che suggeriscono recessione e le aspettative per i prossimi 6 mesi stanno deteriorando. Dunque Gianluca, altro dilemma per i mercati, la crescita economica e non solo nella zona euro. Sarà abbastanza da giustificare il prezzo degli attivi? Intanto inserisco in questo passaggio che la Banca Centrale Europea lascia i tassi di interesse invariati allo 0,75%, mentre l'economia peggiora e la Spagna resiste a chiedere l'aiuto di BCE e Europa. La situazione è ingarbugliata, come ho detto, il rischio di un'implosione è molto ravvicinato potenzialmente e temporalmente rimane sempre un'incognita, visto che c'è questa ferrea volontà da parte delle autorità di impedirlo o perlomeno di rimandarlo. Resta il fatto che se tutta questa buona intenzione non viene accompagnata da scelte politiche, scelte direttive che in qualche modo siano in grado di reindirizzare l'economia di questi paesi verso un ciclo virtuoso, produttivo, di creazione di posti di lavoro, di ripresa quindi del gettito fiscale su basi non di incremento delle aliquote, ma semplicemente di ampliamento della base imponibile, che vuol dire quindi maggior produttività, maggiori posti di lavoro. Se non si lavora su questo, ma se si lavora solo sullo stringere la cinghia, sul chiedere sacrifici a quelli che poi sono sempre gli stessi, io non credo che ne verremo fuori. Rimane solo l'incognita di quanto tempo ci vuole perché la situazione poi diventi totalmente ingestibile. Questi qua continuano a finanziare esclusivamente il sistema bancario. Io qua di fianco ho il video, tassi confermati allo 0,75, uno spread normale. Per una famiglia, per un'azienda dovrebbe essere un punto percentuale, che vuol dire che oggi uno che ha una normale situazione, che va a chiedere soldi per avviare un'attività, dovrebbe pagare al massimo il 2%. In realtà in Italia oggi i tassi applicati dal sistema bancario sono di 5, 6, 7 punti superiori a questi, e questo rende impensabile che ci sia una voglia
per invertire questo ciclo di recessione. È questo il punto. Ci sono gli strumenti, ma non vengono utilizzati, o perlomeno vengono utilizzati solamente nell'interesse di alcuni. Vogliamo sottolineare in ogni caso che anche in Europa la liquidità, o almeno la promessa di liquidità fatta dal presidente della BCE Mario Draghi, appunto di acquistare debito governativo degli stati che richiedono l'aiuto, ha da settembre ad oggi calmato alquanto l'aggressività della crisi. Sì, ma il discorso di calmierare l'impatto sulle emissioni del debito pubblico era un problema, necessitava di una soluzione e l'approccio di Draghi, assolutamente espansivo e apprezzato dai mercati, è stato determinante per evitare che si arrivasse a un collasso piuttosto ravvicinato. Ma questo è una parte del problema. Se si vuole invertire questo ciclo economico, bisogna prendere dei provvedimenti che favoriscano, prima di tutto, la creazione di nuovi posti di lavoro, che ricreino la voglia di fare imprenditoria, che diano ossigeno al ciclo economico in termini di credito, in termini di sostegno appunto a quello che per me ormai è un chiodo fisso, cioè la creazione di posti di lavoro. Ci sono città italiane, mi dicono di una Brescia centro completamente ormai spoglia di 6 attività su 10. Brescia, la Leonessa d'Italia. Gianluca, infine vorrei chiederti cosa suggeriscono i tuoi proverbiali indicatori che più di una volta ci hanno dato direzioni credibili. In questo momento la dinamica, come hai detto giustamente tu all'inizio, rimane ancora rialzista, quindi per ora questa fase di storno è una buona opportunità di acquisto. Dall'altro lato, in questo contesto che tu hai altrettanto chiaramente descritto, di crisi economica, di ottimismo in calo, eccetera, eccetera, il freno a mano per una buona gestione deve essere sempre a portata, perché il rischio che invece quella che può essere una normale fase di accumulazione diventi una discesa pericolosa è sempre presente, quindi non si può mai gestire spensieratamente, per usare un termine che ultimamente in Italia è stato utilizzato spesso. Dunque, alla resa dei conti, nonostante i problemi che abbiamo elencato, un certo ottimismo rimane. In questo momento la dinamica è accompagnata proprio dai grandi flussi di liquidità, dalle disponibilità liquide che devono essere investite da un lato da istituzioni comunque che ricevono liquidità a basso prezzo e quindi speculano sul differenziale tra il costo dell'indebitamento alla BCE allo 0,5 e quello che riescono a raggranellare con altri investimenti, e dall'altro non dimentichiamo che invece c'è una parte di mondo che viaggia con degli utili di bilancio, no? Parliamo per esempio del grande fondo pensione norvegese, solo per restare in Europa, ma non pensiamo poi a quelli arabi, asiatici. Quindi ci sono ingenti somme che devono essere in qualche modo remunerate, e solo che una parte di queste finisca sui mercati azionari, evidentemente questi fanno fatica a scendere. Dunque, insomma, ottimismo con il freno a mano, a portata di mano, per così dire. Esatto, il quadro è questo. Gianluca Braguzzi, Prayer Stack Capital Management. Grazie Gianluca e a voi, arrivederci.